Siamo qui al Climafest con... Ciao Shuchen. Io sono Marcella. Federico, piacere. Ci sono stato in Italia per un anno e in Cina non ho visto tanta manifestazione, festa sul clima, quindi sono contento, mi trovo qua a vedere tante persone. Appena posso vado nel verde a rigenerarmi da questo grigio. Che cosa è andato storto nell'evoluzione dell'umanità per farci vivere in città? E cosa pensa della sostenibilità? Beh, è un tema fondamentale, è un tema che se non viene trattato in modo corretto dai decisori, diciamo, politici, avrà delle gravissime conseguenze su tutti, sulla vita, sulla qualità della vita di tutti e forse sulla vita stessa del pianeta. Milano, secondo te, è una città sostenibile? Ma mica troppo rispetto all'Europa, perlomeno. Abbiamo iniziato a fare qualche pista ciclabile, ma non è che ce ne siano molte. E abbiamo gentrificato tutto, mettiamo colate di cemento a destra manca, meno male che c'è qualche parco cittadino che si salva. Beh, Milano, devo dire, secondo me nel panorama italiano è abbastanza avanti come discorso sulla sostenibilità. Certo che ci devono essere ancora dei passi da gigante nel cambiare la cultura, proprio l'approccio a tutta una serie di cose. Parlo del riciclo, di come abbiamo bisogno di alberi, di come abbiamo bisogno di meno traffico, però abbiamo bisogno anche di più mezzi di trasporto pubblici. Insomma, il discorso è molto molto complesso. Sicuramente offre degli aspetti di sostenibilità buona che sono sicuramente migliorati nel corso del tempo. Diciamo che la cementificazione dovrebbe arrestarsi subito, secondo me, e puntare molto di più sul recupero, per esempio, delle abitazioni già esistenti, senza edificare più. Vanno bene i piccoli gesti, ma basta la retorica dei piccoli gesti e scaricare tutto il lavoro sui cittadini e sulle persone. Ci vuole un cambiamento sistemico. Soprattutto ultimamente sono degli argomenti che anche a livello politico hanno abbastanza peso, perché poi credo che anche soprattutto i giovani siano molto più sensibili su questi argomenti. Sono proprio più concretamente anche proprio tutto l'aspetto della mobilità della città, quindi tutto quello che sono le piste ciclabili, è assolutamente impossibile riuscire a raggiungere qualsiasi luogo della città seguendo sempre una pista ciclabile continuativa, perché di solito a un certo punto c'è un'interruzione e uno non sa più da che parte deve andare. Usiamo troppe macchine. Abbiamo l'aria più inquinata d'Europa in Lombardia per allevamenti intensivi e riscaldamenti. Perché non c'è un pannello solare su ogni edificio pubblico? Contatto con la natura è la cosa che ci rende uomini, perché tutto il resto è noia.